sono stati negli uffici milanesi di Warner per provare in anteprima il nuovo combattente, che andrà a breve ad aggiungersi al già nutrito roster di picchiatori di cui si fregia il truculento Mortal Kombat 11. Il combattente che andrà ad unirsi al carnaio stavolta è il Joker. Proprio quel Joker, il folle pagliaccio criminale, eterna nemesi di Batman, l'uomo pipistrello custode di Gotham City. Soltanto dalla premessa si può intuire che stiamo parlando di un combattente un bel po' sopra le righe e, freschi di prova pratica, possiamo affermare che Joker sarà anche molto, ma molto, divertente da utilizzare. Ma d'altro canto, visto il personaggio, non ci aspettavamo nulla di meno. Il nostro sadico pagliaccio si presenta sul ring con un moveset suo personale, assolutamente non riconducibile a nessun altro combattente della serie, correlato ovviamente di ogni sorta di mosse speciali e animazioni varie, comprese le immancabili due fatality. Sia le varie mosse, speciali o meno, che le varie azioni speciali sono realizzate in maniera impeccabile, veloci, brutali e completamente fuori di testa, ricalcanti in maniera assoluta il modus operandi dell'arcinemico del Cavaliere Oscuro. La presa base, ad esempio, getta l'avversario a terra per poi farci infierire su di lui, o meglio sulle sue parti basse, ouch, con due guantoni da pugile colorati e collegati ad un classico braccio a molla di cartunesca memoria. Se la cosa non vi sembra di per sé abbastanza dolorosa, aspettate a giudicare quando la vedrete in azione, maschietti soprattutto. Se neppure questo vi soddisfa, aspettate che il caro Joker vi abbracci con affetto, per straziarvi poi la schiena e la faccia con uno spaventoso coltello da caccia, in grado di far sembrare quello di Rambo come un semplice temperino da Boy Scout. Personaggio ottimamente caratterizzato dunque e di grande attrattiva, senza alcun dubbio, Joker calza davvero a pennello come aggiunta all'immaginario tradizionale che da sempre accompagna la serie di Mortal Kombat. Sembra fatto proprio apposta. Pad alla mano, la resa del nostro Joker conferma in assoluto quanto scritto poco sopra, dimostrandosi un combattente veloce, ma con una discreta potenza, anche grazie alla miriade di gadget inquietanti di cui fa uso, estremamente versatile, in definitiva, e, cosa fondamentale, divertente, ma divertente per davvero. Il personaggio di Joker sarà disponibile per tutte le versioni del gioco, PlayStation 4, Xbox One e PC, incluso nel Combat Pack a partire dal 28 gennaio, e solo in seguito sarà disponibile per l'acquisto e il download singolo. E ora prepariamoci alla lotta, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Fatality. The Joker wins.